italiane, compresi i miei primi 2 anni di vita, li ho passati in Calabria. Perché ingegnere, lasciamo la polemica, entrate nel merito. No, non entra la polemica. Mi piacerebbe che io fossi dipinto per quello che sono. Io. Concitati e il commissario Scura, è ovvio che abbia avuto il trattamento che meritava, ma io sono qui per fare un po' di chiarezza e togliere un po' di ipocrisia da questi, dagli interventi che ho sentito. Allora, i partiti rischiano anche in questa occasione di prendere in giro tutti noi cittadini calabresi e tutti voi che abitate in questo comune. Il Movimento 5 Stelle, prima dell'insediamento di Scura, ha denunciato in procura la mancata riattivazione della spedale di Trebisacce, così come quella di Pelle a Mare. All'insediamento di Scura, e ricordo che insieme a Scura c'è Urbani, che è la lunga mano del Ministero che era insieme in Calabria, che fa il bello e il cattivo tempo in Calabria, ricordava l'ingegner Scura che di lì a poco avrebbe scritto la rete d'assistenza ospedaliera che dovevano essere attivati gli ospedali di Prelannaio e di Trebisacce. Ovviamente lui in ufficio molto cordialmente disse sì, onorevoli, non si preoccupi, è ovvio, c'è una sentenza. Bene, uscita da quella stanza, poco dopo viene proprio data notizia a tutti quanti che la rete ospedaliera era già pronta e all'interno di quel documento che si chiama decreto del commissario numero 9 manca proprio la riattivazione di questi ospedali. Allora, invece di venire qui a cercare una parola, ma in realtà cercare lo scontro, perché era inevitabile che la cittadina agisse in quel modo, allora doveva semplicemente dare la notizia di aver stralciato quel decreto. Questa è l'unica notizia che voleva sentire. E qui c'è un grande assente, che è il governatore Olivero. Voi sapete perché è assente il governatore Olivero? Il governatore Olivero, proprio da qualche ora a questa parte, è interdetto dal poter fare la nomina della sanità, perché il Movimento 5 Stelle l'ha denunciato all'autorità anticorruzione. Perché ha girato la normativa anticorruzione. Fisichi lei, ma chi, perché mi interrompe? Allora, ha aggirato la normativa anticorruzione per nominare il commissario nell'ospedale Calabria. Siete Scura, incazzate come Scura. E per fortuna è l'autorità anticorruzione con il magistrato Cantone ad avere rinvenuto il presidente Rivario.